Allora, adesso c'è un momento speciale e voglio chiamare qui sul palco il sindaco di Petriano, Gianmarco Cecconi, che viene accompagnato da Giulia Fabrizioli. Vi lascio. Allora, C'è. licenziamo il presentatore, faccio tutto io adesso. Allora, no, io chiamo, poi dopo spiegherò anche perché questo è un momento in cui noi diamo il premio di Francesco Della Betta, che per chi non lo sa è l'ex presidente della Proloco, che purtroppo nel 94 ci ha lasciato per un incidente stradale. Noi ogni anno lo ricordiamo dedicando un premio a lui, e Dici così. il premio viene dato a chi, un personaggio di Gallo di Petriano, fa sì che il nome di Gallo di Petriano sia conosciuto in giro per la regione o in Italia o all'estero, eccetera, eccetera. Quindi adesso io poi vi dirò perché chiamo Righi Domenico, Ambrosani Roberto, Rombaldoni Fabio, Grossi Marzia, Toccacese Vai, vai. Giovanni. Questi sono i presidenti della Proloco di Gallo, da quando la Proloco è nata fino all'ultimo presidente, che è Ambrosani Roberto. Mi ci metto anch'io perché sono stato presidente della Proloco nel 98 e nel 99. E ringrazio anche Don Luigi Eusebi, che è il parroco che ha ideato tutto questo, che ci ha lasciato l'anno scorso. Ringrazio Alfeo Balsamini, che è stato il presidente dell'associazione che esisteva prima della Proloco. E abbiamo deciso, l'amministrazione comunale, che di solito dà questo premio, ha deciso di dare il premio alla Proloco, e per quello io ho chiamato tutti i presidenti, soprattutto per Segno quello che fa. a nome per tutti. Dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista culturale, per quello che fa per il nostro paese. Mi sembrava, siccome il premio va dato a chi rende famoso il nome di Gallo di Petriano in giro per l'Italia, io credo che questa manifestazione, soprattutto quest'anno, abbia svolto a dovere questo compito. Quindi io ringrazio il presidente della Proloco, ci teniamo questo premio e siamo molto contenti di questo. Non so se qualcuno di voi vuol dire qualcosa. È il premio offerto da Treci Mobilificio. Domenico. No, grazie, grazie Giovanni? Prima mi raccontavate tutti gli aneddoti dei vecchi Galli d'Oro, ce ne sarebbero un sacco. Io adesso sto pensando anche di raccoglierli e metterli insieme in una pubblicazione, vediamo cosa succede. No, se avete qualcosa, ragazzi, io se no vi ringrazio, visto che l'ora è tarda, la finiamo qui. Non so se Roberto. Dopo però devi fare anche proprio l'annuncio, come si fa da bravo Di presentatore. Quindi li ripresenti uno per uno. cosa? No, non mi Come ricordo, non no? mi ricordo i nomi. No, Ah. io come ultimo presidente della Prolo, ultimo nella scaletta, no? Quello in carica, diciamo. Devo ringraziare tutti i presidenti che sono stati prima di me, perché specialmente con Fabio, con la Marzia, con cui abbiamo collaborato, diciamo, sono quelli che siamo cresciuti insieme e abbiamo tirato avanti il discorso della Proloco. Devo ringraziare tutti gli sponsor che ci danno una mano a organizzare questa festa. Grazie. Anche con tutti i problemi che sappiamo tutti che ci sono. E devo ringraziare ufficialmente tutti i ragazzi della Proloco, perché questa manifestazione, se non c'è tutto il gruppo della Proloco, diciamo che è impossibile tirarla avanti. Tutto qua. Grazie sempre al discorso del comune, del patrocinio del comune e all'aiuto che ci dà, sia economico sia in generale di Ah, tutto. perché ci dà anche i soldi? Qualcosina ci dà. E basta, tutto qua. Dopo i ringraziamenti facciamo la Grazie, fine. Grazie. Roberto Ambrogiani, presidente in carica della Proloco, Marzia Grossi, Fabio Rombaldoni.
Giovanni Toccacieli, Domenico Righi, Gianmarco Kennedy Cecconi, dovevo dire Fitzgerald, ma va bene uguale. Grazie. Andiamo.